benvenuti nel Vlogmas numero 3. Allora, questa volta facciamo l'albero piccolo, che lo facciamo insieme. E però prima di fare l'albero dobbiamo scartare il calendario dell'avvento, cioè praticamente fa vedere gli altri cioccolatini. Allora, oggi è l'11, per cui dobbiamo fare dall'11 fino al 15, perché io sto registrando l'11, che è venerdì, ma voi questo vlog lo vedete martedì, ovviamente di sera, però martedì 15, per cui iniziamo a aprire dalla casella numero 11 fino alla 15 e poi riapriamo gli altri e proviamo ad aprire e a vedere cosa troviamo di cioccolatini. Ok, forse così è meglio, perché poi dopo vi faccio vedere i pacchi che mi sono arrivati, che la maggior parte sono quelli di Natale, e invece 2 o 3 sono praticamente per delle cose che devo fare, per cui ve le faccio vedere dopo. Allora, apriamo la 11, e questa qua, vediamo se riesco, perché certe volte non escono. Ok, che carina, una stella, cioè 2 stelle e la luna. E se non sbaglio, l'altra l'avevo mangiata io, adesso deve mangiarla lui. Poi la 12, che è sabato, troviamo un angioletto fatto così. 13, una macchinina carina. Poi la 14, una campanella fatta così. E l'ultimo, che è la 15, che voi vedete in questo video, il 15, è una paperella fatta così, molto carina. Ovviamente la prossima volta apriamo gli altri. Detto questo, vi faccio vedere i pacchi e poi facciamo l'albero piccolino. Allora, questi sono i pacchi che praticamente mi sono arrivati. Sono quasi tutti di Amazon, tranne quei 2. Ovviamente non posso farvi vedere che cosa c'è dentro, tranne in questo qua ve lo posso far vedere cosa c'è dentro, perché non è un regalo. Poi vi faccio vedere cosa ho preso da Tiger, perché sono andata a Como perché volevo fare delle clip per le luci di Natale, no? Però vabbè, dopo vi spiegherò. E avete già visto qualcosa su Instagram. E quella scatola, ovviamente, c'è dentro l'albero piccolo con le decorazioni, per cui niente. Queste sono ovviamente le scatole. Questa qui è quella grande, poi ci sono quelle 2 piccole, poi c'è quello e le 2 scatole, queste qua. Io voglio farvi vedere questa, perché dato che mi serve, che devo, allora, aspettate che l'apriamo insieme. Dovrebbe essere questa, sì.
l'apriamo insieme perché devo fare quella cosa che adesso scoprirete cosa, e voglio farvi vedere questo pacchetto qua. Ok, l'ho già aperto così. Allora, dentro in questa scatola grande c'è... Oh, la Madonna, ma è piccolino. Pensavo che era più grande. Voi adesso dite che cos'è. Adesso lo apro bene. Comunque, questo è la forma del Pandoro. Con una mano è complicato. Comunque, questa sono un po' delusa perché è troppo piccola, sinceramente, perché qua c'è scritto da 800 grammi. Come fa a essere da 800 grammi se è così piccola? Comunque, la forma per fare il Pandoro, dato che io quest'anno a Natale non l'ho mai fatto, per la prima volta voglio provare a farlo. E ho preso la forma su Amazon, l'ho pagata 12 euro se non sbaglio, ed è fatta così. Io pensavo, cioè dalla foto sembrava molto più grande, e invece secondo me è piccola, non lo so. Comunque, se volete vedere il Pandoro che io faccio ovviamente per Natale, basta seguirmi su Instagram, perché ovviamente non farò la ricetta su YouTube, dato che sto facendo i vlog, non faccio la ricetta del Pandoro. Però se volete vedere praticamente almeno la metà che faccio per il Pandoro, seguitemi su Instagram. Comunque, questo è il pacchettino, in poche parole, che ho preso. Invece, le cose che ho preso da Tiger, che è questo sacchettino. Allora, non ho preso tante cose perché sinceramente non volevo spendere, diciamo, tanto, e poi non c'era così tante cose che mi piacevano. Forse una cosa di Natale ho preso, solo che mi piaceva e basta. Allora, ho preso le patatine alla mela, queste chips alla mela pagate 1 euro. Ne ho presi, allora sono di 40 grammi e ne ho presi 2 fatte così perché avevo fame e allora giustamente volevo provarle. Lo scontrino è questo, che 6,30 euro abbia pagato. E dentro, allora, ci hanno regalato queste 2 caramelle, che non so neanche che gusto sono. Comunque, queste 2 caramelle, 2 perché una e 2, che potevano regalare una cosa, diciamo, più bella, però vabbè, queste 2 caramelle ci hanno regalato. E poi ho preso, senza romperle, spero, questi. Me l'ha incartata così, stranamente. Ho preso queste 2 candele, 2 euro 2, le ho prese bianche. C'erano rosa e altri colori, infatti erano quasi finiti. Erano 2 euro 2 questi praticamente. Adesso non so se sono bianche, e questa è la misura se vi interessa. Comunque, ho preso queste perché dopo vi farò vedere in sala che li dovrei mettere per dopo accenderli per Natale. Praticamente li accenderò a Natale e metterò queste 2 candele dove c'è il mobiletto, in poche parole. E poi vabbè, vi farò vedere. Ho preso questi qua. E per ultima cosa, adesso spero di non spaccare, per ultima cosa ho preso questa, che è l'unica cosa di Natale che c'è.
l'unica cosa di Natale che c'era che mi piaceva, in poche parole. Ed è questo Babbo Natale porta candele. È carino perché dentro ci sta la candela. Dato che io metto, ho sempre le candele, infatti lì ci sono sempre le cose per mettere le candele dentro. Allora questa volta ho detto perché non prenderla, che così la usiamo per Natale. Ed è fatta così. È troppo carina. Questa l'ho pagata 3 euro. E dato che era l'unica che mi piaceva, ho preso solo questo. Gli altri sì, erano carini, ma non mi servivano. Per cui preferisco prendere le cose che mi servono, sinceramente. Per cui ho preso questa qua. Per così, per decorazione. E queste sono state le cose che ho preso da Tiger. Allora, in totale è 6,30 euro, perché poi ho preso anche il sacchetto che me l'hanno fatto pagare 30 centesimi. Comunque, le due candele costavano 50 centesimi l'una, poi le patatine alla mela 1 euro l'una, porta candele di Babbo Natale 3 euro e basta. Ho preso le cose che mi piacevano di più, le cose che più o meno servono, per modo di dire. Comunque niente, questi sono stati i primi acquisti, per modo di dire, non lo so perché. Adesso facciamo l'albero di Natale, sposto tutti questi regali e facciamo l'albero. Ovviamente i regali di Natale li impacchettiamo insieme nel prossimo vlog, perché sennò questo video dura troppo. Per cui iniziamo a... perché qua c'è... praticamente di tutto e di più. E iniziamo. Ok, allora tiro via tutta questa roba qua e facciamo l'alberello. Allora, perché questi non servono. Risultato finale dell'albero piccolo. Ovviamente ho messo dietro questo telo nero, perché dato che ci sono gli scatoloni e poi c'è anche il tapirulan e altre cose che ovviamente sono brutte, è meglio mettere, cioè ho fatto così, almeno così se devo fare la foto, che ovviamente le foto le vedete su Instagram. Ho voluto fare così, in poche parole. E niente, questo è l'alberello piccolo. Allora, l'ho spostato da lì, perché qua, cioè lì, non ci stava. Ovviamente questo lo lascerò acceso nei giorni festivi.
e dato che non ci stava l'albero perché era troppo grande, il tetto è basso lì, qui almeno più o meno ci sta e l'ho fatto qui. Per forza, perché altro posto non ce l'ho. E niente, questo è il risultato. L'ho fatto rosso. Queste sono praticamente tutte cose vecchie che avevo, tipo le palline. Ho messo le luci, poi c'ho la stellina, poi ho messo Babbo Natale e sotto la decorazione ho fatto così, in poche parole. Babbo Natale con la pellina e poi questo che era una palla di cioccolato e io l'ho fatta diventare tipo così. E niente, queste sono le decorazioni che ho messo anche lì. E ho messo Babbo Natale, un po' tutto con... invece questo qua l'ho voluto appendere sull'albero perché secondo me era più carino. E detto questo, mi si è anche rotta la pallina di Glossip, che era l'unica che avevo. Io, vabbè, la metto lì lo stesso per ricordo. Anche se è rotta, mi dispiace perché a me piace le cose belle, specialmente se ne ho solo una. Alla fine mi si è rotta, ma vabbè. Io la metto qua dietro. Così. È più bella, anche se secondo me adesso così non si vede, però è più bella così. E questo è il risultato finale. Ho fatto una fatica della Madonna perché dovevo spostare, capire come metterlo, poi le luci. Poi ovviamente è buio perché qua non è che c'è tanta luce, in più il sole non c'è, per cui non so neanche cosa avete visto, dato che era tutto al buio. E niente, o poi ho messo anche le luci intorno sul letto, così praticamente. E niente, poi metterò a posto gli scatoloni che poi faremo regali insieme. Questi qua sono quelli che sono cappellini, poi c'è il papillon per il mio cane, e che poi farò le foto e li vedete tutte su Instagram. E poi ci sono questi qua che ovviamente accenderò perché hanno le luci e questi qui li accenderò di sera, li programmo perché hanno anche praticamente hanno le luci, anche questi per... Io di solito li accendo per Natale e hanno praticamente, tu li programmi, hanno la frequenza. E secondo me è carino anche perché così almeno c'è sotto l'albero. Boh, non lo so, però questi qua li lascerò accese. Adesso se li accendo vuol dire che si accenderanno a luna. Ma dato che preferisco accenderli. Vediamo se... Ok. E sì, beh, a parte il letto che non l'ho ancora fatto. Questo è il risultato finale. Ah, sì, poi ci sono le luci, queste qua blu, dato che le devo programmare, perché non voglio che restano accese così tanto, le voglio programmare. Per cui in poche parole le metto sulla porta, che poi quando le ho fatte, cioè le ho messe su, ve le farò vedere e come l'anno scorso. Metto queste qua blu intorno alla porta, così almeno è più bello. Dato che quelle lì le ho messe lì, ho cambiato un po' posizione e così almeno accendo quelle lì per Natale e queste. E in più quelle che vi ho fatto vedere prima, per cui comunque niente. Questo è il risultato finale, spero che vi piace. E basta. Comunque ho acceso tutte le luci che avevo in casa, sono tutte accese. Qua è buio perché se voi vedete è buio, infatti ho la luce accesa e sinceramente non so neanche cosa avete visto di quello che ho messo su sull'albero. Comunque, dato che è tardi, è la 1:30, io devo finire di montare un video che ovviamente dovrei fare prima di Natale, che è praticamente una sorpresa per i miei. Però quello va per Natale. Dato che ci sto mettendo più di 3 giorni solo a fare questo video, ce ne vuole un po'. Per cui devo
immediatamente finirlo e poi non riesco a vloggare intanto che finisco l'altro video. Per cui, ovviamente. Vieni giù. Arrivo. Con Alezza, cioè vi rendete conto? Mi chiama con Alezza. Niente, siamo andati a Como ieri, che era giovedì. Lo so che i vlog che faccio io sono sparsi in tutti i giorni, ma il problema è che dato che ho tantissime cose da fare prima di Natale, ce ne ho talmente tante che è un po' complicato. Allora, sto facendo i vlog anche a pezzi perché non ce la faccio, non riesco a registrare un vlog intero per quello che vi faccio vedere. Comunque, niente, siamo andati a Como. Volevo fare delle clip per i vlog dove ci sono le luci di Natale, però visto che quest'anno qui da me non hanno messo le luci, hanno fatto un alberino che avete visto su Instagram, che ovviamente non ho ripreso, non sono stata qua a metterlo anche su YouTube, per cui molte cose vedete su YouTube e non qua. In poche parole, a Como non hanno messo neanche, ci hanno messo un albero piccolino così tanto per metterlo. E delle luci appese così, però decorazioni zero, cioè proprio non ce ne saranno, non ci sono proprio decorazioni qui dove abito io. Sono stata delusa perché a Milano, visto che ci sono tante cose belle, c'è l'albero dello Swarovski, eccetera, è tutto illuminato, tutto bello. Invece qua da noi non hanno fatto niente perché hanno detto tanto le persone non ci sono, nessuno li guarda, allora ovviamente non l'hanno messi. E sono stata un po' delusa perché volevo anche registrare un po' qualcosa lì a Como, perché così almeno ve lo facevo vedere nel vlog, non questo, ma un altro vlog, il 3 o il 4. A proposito, volevo anche avvisarvi che i vlogmas sono 5 fino al 23, per cui in poche parole fino al 23 di dicembre io faccio 5 vlog, non di più perché ripeto, tante cose da fare e ho anche altre cose in mente da fare, per cui questo mese di dicembre mi ha, diciamo, fatto pensare tante cose, tante idee che poi le vedete piano piano, ovviamente. E niente, comunque così. Mi dispiace che non potevo registrare niente a Como perché tanto alla fine non c'era niente. Era inutile registrare qualche clip per cosa. E niente, comunque vi lascio alla lettera, al video messaggio che mi ha ma mandato Babbo Natale. Ve lo lascio, dopo ovviamente che ho finito di parlare, vi faccio vedere che Babbo Natale mi ha mandato praticamente un video messaggio. Per cui adesso ve lo metto e niente, ci metterò le clip che ho fatto prima. Perché non so cosa sto combinando, ho fatto un casino, ma vabbè, spero che questo video non dura così tanto. Ci vediamo al prossimo Vlogmas. Non vi ho fatto vedere il mio outfit, comunque sono praticamente vestita con il sempre cose e ho il vestito rosso. Perché oggi volevo cambiare e poi mi sono fatta questo trucco che non so se si vede. Ho messo il verde e tipo il rosso, anche se non è proprio rosso, è su un rosa scuro, però vabbè, avevo solo quello, il rosso rosso non ce l'avevo, mi sono truccata così. Volevo provare perché ho detto che forse a Natale mi truccherò così, non lo so, vedrò. Io sto sperimentando tante cose prima di Natale, che ovviamente piano piano poi vedete negli altri video. Ok, vado a mangiare, vado a mettere le luci e vi farò vedere a fine video tutto illuminato quando è buio, perché così vedete
non rende. E basta. Ci vediamo al prossimo video. Oh, ciao Pandorina! Mentre i miei elfi rovistano tra tutti i grandi libri per scoprire chi è stato buono o cattivo, approfittiamone per dare un'occhiata al tuo archivio. Vediamo dove l'avrò messo. Ah, oh, grazie, eccolo qui. Lo sapevo. Oh, che foto fantastica! Ho ricevuto una lettera da l'amore della tua vita. Che persona meravigliosa! Era davvero curiosa di sapere se sei nella mia lista dei buoni quest'anno. Così ho chiesto al mio elfo Sanoma di controllare il tuo archivio. Dimmi, Sanoma, hai trovato delle informazioni interessanti? A quanto pare, dai sempre i consigli migliori. Le cose sembrano mettersi bene per te. Pandorina, se continui a comportarti così bene, potresti ricevere quel regalo che desideri. Sai a quale mi riferisco, non è vero? Sanoma lo sa. È meglio tornare al lavoro. Ci vediamo presto e ricorda di impegnarti. Io e i miei elfi ti auguriamo buon Natale e buon anno!